Eccoci, buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar organizzato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. Io sono Alberto Anfossi, sono il segretario generale della Fondazione e introduco questo momento per poi passare la parola alle colleghe che interverranno nel merito, nello specifico della descrizione dei bandi di cui parliamo oggi. Io vorrei darvi un inquadramento generale a tre livelli che spero vi serva e vi sia utile, e quindi non siano solo i saluti iniziali, diciamo, ma vi serve e sia utile per inquadrare poi gli strumenti nell'ambito di una strategia complessiva e che in qualche modo penso sia anche utile poi riflettere nelle eventuali candidature, nei progetti che ci vorrete sottoporre. Il primo livello è il livello organizzativo della compagnia. Ormai è un po' di tempo che lo diciamo, mi scuso se mi ripeterò con qualcuno di voi, ma dal 2020 ci siamo organizzati avendo come bussola, come punto di riferimento l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in tre obiettivi e 14 missioni. Quindi l'attività cosiddetta istituzionale, cioè l'attività erogativa, l'attività con cui la Compagnia di San Paolo distribuisce, eroga e organizza e anche porta avanti in prima persona progetti e interventi, sono appunto tre: una è la cultura, le persone e il pianeta. Oggi parliamo di cultura e quindi dell'obiettivo cultura, che ha questo colore, se volete, queste parole d'ordine, quindi arte, patrimonio, partecipazione, immaginiamo il futuro. Nell'ambito della cultura, possiamo passare alla slide successiva, abbiamo quattro missioni di riferimento che sono proprio, come dire, degli obiettivi da raggiungere tramite i quali si realizza l'obiettivo complessivo che è appunto la cultura. E la visione generale che tiene uniti i tre obiettivi, cultura, persone e pianeta, è quello di qual è il compito che riteniamo di dover svolgere per il territorio, che è quello un po' del bene comune avendo al centro la persona. Quindi la Fondazione Compagnia di San Paolo, che non nasce oggi, neanche nel 1990, ma ha delle radici che affondano nel 1500, ha sempre avuto questo concetto centrale del bene comune e della persona con i suoi bisogni e con la sua, come dire, ambizione, vocazione a realizzarsi in pienezza. E noi riteniamo che la cultura e tutti gli elementi che ne fanno parte siano a pieno titolo elementi fondanti di questo concetto. Nelle quattro missioni, la prima, in ordine di organizzazione, è quella, di cui parliamo oggi, cioè una di quelle di cui parliamo oggi, che è la missione appunto creare attrattività. Poi abbiamo anche la missione sviluppare competenze, custodire la bellezza e favorire partecipazione attiva. Nell'ambito di ogni missione, e possiamo passare alla slide successiva, abbiamo fatto un lavoro nell'ambito del nostro piano strategico 2021-2024 che abbiamo presentato inizio anno di allineamento. Cioè, il concetto di base, diciamo, il perno su cui si è giocato tutto il piano è stato quello di non, come diciamo, definire noi una strategia autonoma o autoriferita guardando noi stessi, ma guardando al di fuori e pensando che in questo momento storico, ma forse un po' in generale, la cosa più efficace da fare per una realtà che vuole avere un impatto sia quella di allinearsi a quelle che sono le grandi programmazioni nazionali e sovranazionali e non crearne delle altre. E poi chiaramente dentro gli allineamenti ci si può distinguere, si può fare attenzione alle nicchie, si può essere complementari, però nell'ambito appunto di un allineamento. E quindi i tre allineamenti che abbiamo definito sono proprio quelli, come ho già citato, con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il secondo livello, il livello europeo, con la Recovery and Resilience Facility, che ha come elemento più famoso, più simbolico, il piano Next Generation EU. E poi a livello italiano, con il PNRR di attualità in questi giorni, ma di cui non abbiamo ancora
se volete la versione completamente consolidata, ma iniziamo ad avere degli elementi molto chiari. E infine, un quarto elemento è a livello di nostro, di Compagnia di San Paolo. Dopo aver creato obiettivi e missioni, abbiamo subito capito, in realtà fin dall'inizio, che fosse necessario poi curare molto le trasversalità, cioè nonostante già gli obiettivi e le missioni non siano così tematiche, ma siano più delle sfide da raggiungere, che mettono insieme competenze e conoscenze di vari domini, comunque c'è sempre un po' la tendenza nelle organizzazioni, e in realtà in tutte le cose umane, a definire dei cluster. Ecco, abbiamo voluto quindi definire queste sei dimensioni trasversali. Che servano ulteriormente a obbligarci, se volete, a lavorare su alcuni elementi di fondo a livello trasmissione. E questi sono i saperi, il well-being, l'opportunità, le geografie, la svolta green e il digitale. Non entro oggi nei dettagli, nel piano strategico li trovate definiti in modo abbastanza sintetico. Però cosa vuol dire questa slide complessivamente? Vuol dire che per ogni missione, in questo caso vediamo appunto gli allineamenti della missione creare attrattività, per ogni missione abbiamo identificato quali sono gli elementi, diciamo, che si attivano, no, pertinenti per quella missione ai quattro livelli di allineamento. E poi lo rivedrete anche nei bandi di cui parliamo. È per questo che ho voluto spendere queste parole iniziali sulla nostra organizzazione e sul piano, perché anche l'ultimo livello, a livello diciamo logico, cioè quello del bando, abbiamo voluto e abbiamo lavorato, e no, speriamo di essere riusciti, sul tema della coerenza complessiva, cioè che non sia un elemento avulso dal contesto generale, ma ne faccia parte integrante. Passando quindi alla slide 5, mi soffermo ancora su questo perché, andando, se volete, a zoomare, no, dall'organizzazione generale della compagnia a quella della missione, questi sono gli strumenti di intervento sul quadriennio nell'ambito della valorizzazione, della produzione e creatività e della trasformazione digitale, che sono proprio i tre elementi che abbiamo identificato come importanti su cui lavorare, diciamo a incastro, a matrice, su obiettivi che sono quelli di sostenere l'offerta e il comparto, stabilizzare gli enti e creare opportunità. Questi tre sono i tre obiettivi strategici. In verticale avete appunto gli ambiti e l'incrocio, cioè dove ci sono i pallini fucsia, sono gli strumenti. Per cui, per esempio, per sostenere l'offerta e il comparto nell'ambito della valorizzazione abbiamo il bando Viva. Ma il bando Viva risponde anche all'obiettivo di sostenere l'offerta e il comparto nell'ambito della produzione e creatività. Il bando Art Waves, di cui parliamo oggi, idem, no, incide sui tre obiettivi. Il bando In Luce è più dedicato a stabilizzare gli enti e creare opportunità, e così via. Quindi, di nuovo, quest'ultima slide di cui vi parlo io, vuole essere una rappresentazione visuale, diciamo, di questo sforzo di strategia, in cui quindi vi invito ancora una volta a considerare il singolo strumento non a sé stante, come dire, questo è il bando di compagnia che finanzia lo spettacolo, no, in realtà pensarlo come un pezzo, un mattone di una costruzione più ampia che risponde a un'analisi e a degli obiettivi. Dico questo perché chiaramente noi cercheremo poi di valutare i progetti che riceveremo sotto questa luce, cioè quindi non tanto, non solo e non più in base al merito intrinseco dell'ente o del progetto, ma a quanto quel nostro finanziamento potrà contribuire a raggiungere quegli obiettivi. Questo perché, non è inutile spendere tempo su questo, siamo in un momento storico, in una fase in cui le risorse nostre, noi sentiamo la responsabilità di pesare ancora di più le nostre risorse e indirizzarle ancora di più nei canali, nelle modalità che possano avere un impatto maggiore, quindi in cui ogni euro ne possa generare non solo uno, ma neanche due, ma almeno tre, quattro o cinque, quindi un impatto molto grande.
Chiudo citando un ulteriore elemento di cui le colleghe che mi seguiranno e che sono le responsabili delle missioni o sono parte del gruppo di lavoro delle missioni dell'obiettivo cultura, non vi parleranno più in dettaglio a meno che non vi siano domande. Cioè, a breve, settimana prossima, uscirà un ulteriore bando di cui non parliamo oggi. È un bando dedicato allo sviluppo organizzativo degli enti del terzo settore in generale, quindi è un bando che non fa solo riferimento all'obiettivo cultura, ma fa riferimento a tutti gli obiettivi della Compagnia di San Paolo e a tutti gli enti del terzo settore che operano sul territorio del nord-ovest italiano. E quindi non è legato in particolare a un'attività, ma è mirato unicamente a lavorare sul rafforzamento, sulla sostenibilità e sull'autonomia e sull'innovazione degli enti, cioè delle vostre realtà. Quindi questo diventerà un terzo, se volete, strumento, oltre a quelli di cui parliamo oggi, che io vi suggerisco di tenere in considerazione e valutare, magari anche in un'ottica alternativa, cioè se magari un bando non è molto perfettamente mirato, magari conviene più che provarli tutti, indirizzarsi su quello più pertinente per rispondere alle vostre esigenze che sappiamo essere, come dire, molto importanti e molto delicate in questo momento storico e sappiate che ne siamo consapevoli e che le colleghe che vi parlano, che vi parleranno, a cui vi passo la parola, sono tutti i giorni al lavoro per studiare, per conoscere i comparti e per come dire, cercare di operare al meglio appunto nella direzione di rendere le vostre realtà più solide e più diciamo, capaci, in grado di svolgere il proprio compito per la nostra società. Grazie. Bene, buongiorno a tutti, grazie Alberto per questa introduzione. Io sono Francesca Gambetta, responsabile della missione Creare Attrattività e mi ricollego proprio alle parole appena dette dal segretario generale per entrare maggiormente nel merito di quelle che sono state le riflessioni e le scelte che hanno portato alla definizione dei bandi della missione, ovvero il bando Viva, il bando in luce e il bando Artways. In primo luogo, le già ricordate tre finalità della missione Creare Attrattività, ovvero valorizzare i luoghi con la creatività e la cultura, sostenere la ricerca e la produzione artistico-creativa, infine incentivare la digital transformation per la gestione, la valorizzazione e la produzione culturale, sono state lette e inquadrate nella cornice degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, a cui i tre bandi in qualche modo vogliono contribuire. Poi abbiamo fatto il lavoro di inquadramento rispetto al documento programmatico pluriennale 2021-2024 della Fondazione Compagnia di San Paolo e abbiamo proprio preso questa lente di vista, questa lente di ingrandimento per leggere le specifiche finalità di ciascun intervento in un'ottica che andasse al di là della specializzazione settoriale e guardasse trasversalmente le azioni, mettendo in evidenza quelle che sono le finalità comuni da perseguire per lo sviluppo del territorio, quelle che appunto noi amiamo definire le trasversalità. Infine, abbiamo ragionato anche sulle tipologie di intervento che possano facilitare al meglio il raggiungimento dei nostri obiettivi con queste nuove sfide che vengono messe in campo. Ecco, le slide successive denotano proprio quelle che sono le caratteristiche dei tre bandi promossi nel primo quadrimestre del 2021. Ritroviamo l'impegno a concorrere agli SDGs 8, 9, 11 e 12, quindi lavoro, impresa, innovazione, città sostenibili e consumi responsabili, trasversalità legate al documento programmatico pluriennale, quindi geografie, ovvero agire per fare delle vocazioni territoriali, elemento di unicità, sviluppo e attrattività, stimolando anche le reti territoriali secondo logiche di cooperazione tra i soggetti, opportunità, adottando ovvero un approccio di intervento diffuso per valorizzare le identità culturali e creative e favorirne l'emissione in un'ottica anche
anche poi di favorire e sviluppare economie, lavori e opportunità di crescita, e saperi, proprio un'attenzione specifica alla conoscenza, alla ricerca culturale come elemento che di crescita individuale, ma anche di stimolo per gli enti a investire sulle proprie competenze per accrescere proprio la propria capacità di favorire lo sviluppo dei territori. Infine, attingendo a quella che noi amiamo chiamare la nostra cassetta degli attrezzi, abbiamo disegnato degli strumenti di intervento che sicuramente superano quelli che avevamo nel nostro passato, e abbiamo quindi disegnato bandi a due fasi, bandi pluriennali e anche percorsi di capacity building and empowerment che nel corso appunto dello svolgimento delle azioni potranno accrescere e accompagnare gli enti nelle loro competenze e anche appunto nello sviluppo dei loro progetti. Nella slide successiva è il lavoro più strettamente di incastro che abbiamo dovuto fare nel momento in cui abbiamo identificato questi assunti e le caratteristiche fondamentali di ciascun bando. In pratica si è trattato chiaramente di schedulare i nostri interventi individuando i tempi necessari per lo sviluppo delle bandi, delle proposte per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Siamo consapevoli che le sfide lanciate per aumentare l'attrattività dei territori con la valorizzazione e la produzione culturale sono sfide complesse che necessitano di tempo per essere pianificate, strutturate, realizzate e anche implementate. Questo proprio per ottimizzare al massimo le ricadute economiche, ma anche sociali e culturali, degli investimenti di tutti i soggetti che partecipano a queste progettualità. Per tale motivo abbiamo scelto di intervenire con il bando in luce, il bando Artways, in un'ottica pluriennale, andando quindi a definire un bandi in due fasi che, agendo in un lasso di tempo tra i 24 e i 36 mesi, permettano ai soggetti candidati di strutturare al meglio la propria proposta e anche la sua crescita. Chiaramente in tale quadro ci siamo resi conto che le attività delle prime fasi di bando in luce del bando Artways sarebbero cadute inevitabilmente nel secondo semestre del 2021, lasciando di fatto scoperta quest'estate, l'estate di quest'anno. Ecco, ci siamo invece ricondotti drammaticamente e realisticamente al nostro presente e consapevoli dell'importanza che tale momento ha in primis proprio in relazione alle difficoltà poste e vissute con la pandemia, in modo particolare dal mondo e dal comparto della cultura, abbiamo deciso di lanciare un'azione una tantum dedicata proprio alle iniziative culturali dell'estate 2021. E nella slide successiva parliamo proprio appunto, abbiamo la sintesi di quello che è stato il Bando Viva, che abbiamo lanciato a febbraio di quest'anno, si è chiuso ad aprile, vedete le parole chiave sono quelle proprio legate al comparto culturale, all'offerta, ai consumi, al turismo lento di prossimità e ai lavoratori della cultura. Il Bando Viva, dicevo appunto, si è chiuso a inizio aprile, abbiamo ricevuto 367 candidature, quindi un numero decisamente importante, entro la terza settimana di maggio renderemo noti gli esiti di quelli che saranno poi appunto i progetti e le offerte culturali cui potremo godere nella prossima mesi estivi sui territori di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Tra poco entreremo in effetti nel merito dei bandi in luce Artways, cui sono dedicate le ultime due slide, che come appunto abbiamo detto sono bandi in due fasi pluriennali che, come potete vedere, si ricollegano alle parole chiave fondanti della missione creare attrattività, identità culturali, reti, storytelling, turismo sostenibile, innovazione, ma anche andando su Artways, ricerca, filiera, talenti e ibridazione. Sono bandi che, come potete osservare, impegneranno anche economicamente la missione nei prossimi anni e che proprio in questa dimensione di fasi di implementazione dei progetti dovranno ancora di più, come dicevo già prima, accrescere la ricaduta dell'investimento della Fondazione, ma anche di tutti i soggetti che parteciperanno a queste iniziative.
Sono bandi che ereditano e leggono in una chiave certamente nuova e sfidante le finalità di alcuni bandi storici della Fondazione Compagnia di San Paolo, il bando Luoghi per la cultura, per la valorizzazione appunto del patrimonio culturale, il bando Performing Arts per il sostegno allo spettacolo dal vivo, il bando Ora che era dedicato alle produzioni più di avanguardia e creative. Siamo proprio partiti da questi bacini, dalle esperienze che questi bandi ci hanno permesso di vivere e approfondire, e abbiamo provato appunto a lanciare delle nuove sfide che possano avviare anche dei percorsi di crescita dei soggetti e proprio sviluppare delle iniziative capaci a pieno titolo di generare sviluppo per i territori e per le loro comunità. Quindi adesso entreremo proprio un po' più nel merito di quello che sono i due bandi in luce e Art Waves, e lascio subito la parola alla dottoressa Allegra Lacevic che ci illustrerà il bando in luce, valorizzare e raccontare le identità culturali del territorio. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Allegra Lacevic e mi occupo del bando In Luce e ringrazio Francesca di avermi dato la parola. Per farvi entrare nell'ottica del bando, lancerei subito un piccolo teaser, un video, che ci aiuterà a capire gli elementi base di questo strumento che poi andremo ad analizzare insieme più avanti. Rieccoci. Come avete potuto vedere, dati, informazioni, elementi del bando sono numerosi e quindi abbiamo messo a punto una presentazione per cercare di prendervi per mano e condurvi in questa nell'analisi di questo strumento, in realtà strutturato e in diverse fasi di realizzazione. Quindi chiedo di mandare la prima fase, la prima parte della presentazione. Le finalità del bando sono tre: sono valorizzare il patrimonio artistico culturale diffuso di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, cioè i territori di elezione della compagnia, per creare opportunità di sviluppo economico, sociale e culturale per i territori. Quindi cercando di ottenere queste ricadute importanti per i territori di riferimento. La seconda finalità è favorire ed accrescere, no, grazie, il valore delle reti territoriali e tematiche solide e rappresentative nelle dimensioni sia della progettazione sia della valorizzazione. Vedremo più avanti che il bando, infatti, è proprio destinato a partenariati di enti, non a singoli enti. La terza finalità è favorire lo sviluppo di un turismo sostenibile e di una crescita sostenibile dell'indotto economico-imprenditoriale e delle comunità locali ad esso connesso. Possiamo passare adesso agli obiettivi. Quindi da tre finalità passiamo a sei obiettivi.
individuare e promuovere le identità e le specificità culturali dei territori, sostenendo progetti che le sviluppino e valorizzino coerentemente in una prospettiva di medio-lungo periodo, e dopo analizzeremo queste identità. Sostenere progetti di valorizzazione attenti allo sviluppo del turismo sostenibile, volti alla crescita dell'indotto economico e delle comunità locali. Incoraggiare e premiare progettualità economicamente e ambientalmente sostenibili. Promuovere e sostenere la creazione e lo sviluppo di reti territoriali solide e rappresentative, capaci di favorire e accrescere in una prospettiva di medio-lungo periodo l'attrattività turistica, il posizionamento regionale, nazionale e anche internazionale del proprio contesto. Sostenere progettazioni e reti capaci di innovazione nei processi e negli output proposti e consapevoli del valore dello storytelling e della comunicazione, al fine di posizionare e rendere attraente la propria offerta culturale e territoriale nel quadro più ampio delle opportunità turistiche. E infine, sostenere i progetti che si propongono alla crescita culturale, economica e sociale della comunità locale, ne interpretino i bisogni, la coinvolgano nella conoscenza e nella valorizzazione delle identità e specificità culturali. Possiamo passare alla prossima slide. Il bando è un bando strutturato, come abbiamo detto, è un bando a due fasi. La prima fase implica il sostegno di progetti di valorizzazione focalizzati su una delle identità culturali che vengono proposte, afferente a uno o più beni rilevanti di un'area territoriale e o tematica che contempli più azioni integrate. Quindi un progetto strutturato, non semplice, non costituito solo da un'azione, e i progetti dovranno realizzarsi fra gennaio e settembre 2022. Viene richiesta una pianificazione strategica almeno triennale. Ora, questa richiesta serve a collocare il progetto che noi andremo a selezionare, ma serve proprio all'ente a mettere a punto, a chiarire una strategia interna che serve per lo sviluppo non soltanto del progetto che interessa la compagnia e quindi viene candidato al bando, ma che serve per portare avanti una politica culturale chiara e consapevole. La seconda fase, invece, è soltanto aperta ai vincitori della prima fase. Implica il sostegno di progetti di valorizzazione coerenti implementati rispetto alla fase 1, quindi che abbiano subito un empowerment, che si dovranno svolgere invece l'anno successivo rispetto a quelli della fase 1, tra maggio e dicembre 2023. Perché, come sappiamo, questo è un bando biennale, orientati questi progetti allo sviluppo e alla realizzazione di progetti e prodotti turistici, quindi grande accento verrà dato proprio all'aspetto turistico. Le specifiche di partecipazione di questa seconda fase saranno comunque definite e comunicate entro ottobre 2022, perché in questo processo tailor-made rispetto alle proposte che riceveremo e agli enti che faranno riferimento a noi per la partecipazione al bando, dovremo mettere a punto i vari step proprio rispetto alla realtà che si andrà a dipanare nel corso dell'analisi dei progetti presentati. Chiedo la prossima slide. Il bando in luce, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, non è dedicato a singoli enti, ma chi partecipa dovranno essere obbligatoriamente partenariati, che saranno composti almeno da tre enti, pubblici e privati, anche di nuova costituzione. Tali enti dovranno essere enti ammissibili al contributo della compagnia. Gli enti sono segnalati sul sito nelle linee, quindi all'interno dei documenti di riferimento per gli enti che hanno necessità di approfondire le modalità di contributo della compagnia.
Le iniziative devono essere presentate comunque alla compagnia da un unico ente capofila che deve avere sede obbligatoriamente in uno dei tre territori regionali di riferimento precipuo della compagnia, ossia Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Chiaramente, come abbiamo detto già prima, ammissibile al contributo della fondazione. È ammesso un solo progetto per ogni ente capofila e fino a un massimo di due progetti in qualità di ente partner, quindi ci potranno essere più combinazioni rispetto ai partenariati di cui abbiamo parlato. Attenzione, qui c'è una preferenzialità da sostenere, il coinvolgimento nel partenariato dei soggetti culturali strategici sostenuti dalla Compagnia di San Paolo. Chiedo la prossima slide. Le proposte hanno caratteristiche specifiche, devono svolgersi in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ritornano sempre ai nostri territori di elezione. Come abbiamo già avuto modo di dire, questa prima fase sarà relativa a progetti che si dovranno realizzare fra il 1 gennaio 2022 e concludersi entro il 30 dicembre successivo. Dovranno essere iniziative in ambito artistico e culturale volte alla valorizzazione e alla fruizione di beni e attività culturali, quindi performing arts, itinerari e visite guidate dedicate a beni e al patrimonio culturale diffuso, riordino archivistico documentale, mostre, valorizzazione di collezioni museali, app, pubblicazioni, insomma, anche altre iniziative. Queste chiaramente sono soltanto delle tipologie portate ad esempio. Devono prestare i progetti attenzione ai temi del turismo dei borghi, lento e di prossimità. Un po' il turismo che ci sta a cuore, soprattutto in questo periodo difficile legato al Covid, attraverso il quale siamo riusciti a riscoprire i luoghi vicini alle nostre case. Il team di progetto coinvolto, inoltre, dovrà essere costituito almeno al 50% da donne e giovani, quindi giovani under 35, nati dall'86 in poi. Come abbiamo già avuto modo di dire, la preferenzialità è qui per la presenza nel partenariato di un soggetto culturale strategico sostenuto dalla compagnia. Attenzione che ci sono anche delle specifiche rispetto alla non ammissibilità dei progetti. Non sono quindi accettati progetti unicamente di ricerca e legati alla fattibilità di progetti architettonici, le proposte provenienti da partenariati di meno di tre enti, gli interventi strutturali manutentivi di restauro se i costi superano il 30% dei costi complessivi dell'iniziativa, quindi il budget complessivo del progetto presentato, le iniziative e le attività di carattere amatoriale o dilettantistico, perché devono essere iniziative di un certo livello qualitativo, le acquisizioni di beni immobili, le iniziative dove si richieda un generico sostegno a favore dell'attività istituzionale degli enti proponenti o degli enti gestori dei beni, quindi devono essere progetti coerenti e realizzati apposta per il bando, quindi attenzione a centrare gli obiettivi che sono stati già analizzati, le iniziative che insistano sui comuni di Torino e Genova, su cui la compagnia porta avanti delle progettualità specifiche, e grazie alla messa in rete con gli enti e le istituzioni di riferimento in loco, i progetti che si sviluppino nell'enogastronomia, attenzione a questo punto perché da quando è stato pubblicato il bando, cioè a fine marzo, già sono arrivate richieste in questo senso e ci potrà essere utile poi approfondire le tematiche, le identità a cui il bando dovrà essere orientato, i progetti dovranno essere orientati, quindi escludere l'enogastronomia anche rispetto a queste identità, e infine i progetti che prevedano la realizzazione di un unico evento. Abbiamo detto infatti che si tratta di progetti strutturati e progetti che implicano la messa in rete di più azioni fra di loro. E chiedo la prossima slide, grazie.
Abbiamo detto che il bando deriva da un'eredità legata a tutti i bandi di valorizzazione precedenti, in particolare dal bando Luoghi della Cultura che tanti di voi conosceranno. Grazie all'analisi dei precedenti bandi, soprattutto dei luoghi, siamo riuscite a far emergere le identità culturali territoriali che più sono presenti in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. E quindi le abbiamo selezionate rispetto proprio al fatto che il bando deve attenere questi tre territori. Devono essere quindi identità che possono essere condivise dagli stessi. E a queste vi chiediamo di attenervi per la predisposizione dei progetti di valorizzazione e del piano pluriennale di riferimento. Quindi i progetti dovranno essere finalizzati alla promozione di queste identità culturali. Però attenzione, la proposta dovrà essere incentrata su una sola di esse a scelta. Tra figure illustri del passato, anche non viventi, anche le figure che sono molto importanti dal punto di vista identitario per un paese o per un luogo. La seconda, invece, sono le produzioni artigianali, creative d'eccellenza. La terza, le vie, i cammini e i percorsi storici a carattere culturale, economico, anche a carattere spirituale, per esempio. Infine, il paesaggio culturale con le sue specificità locali. E chiedo la prossima slide. Entriamo nelle specifiche a carattere economico. Il contributo per la fase 1 del bando arriva fino a un 75% dei costi complessivi del progetto e fino a 75.000 euro di contributo. Attenzione che ogni istituzione coinvolta nel partenariato, qui si parla delle almeno tre istituzioni che dovranno presentare i progetti, dovrà garantire la propria partecipazione, sia proprio attiva rispetto al progetto, ma anche in termini economici, e garantire così la buona realizzazione del progetto stesso. Circa i costi non ammissibili, vi indichiamo che non potete inserire spese relative all'attività svolta dai soggetti culturali strategici sostenuti dalla compagnia, in cui la compagnia riveste la qualifica di associato, e degli enti beneficiari del contributo SAI, cioè sostegno attività istituzionale. Inoltre, le spese a carico di soggetti non ammissibili e destinate a quanto non ammissibile. Come dicevamo prima, la non ammissibilità e l'ammissibilità sono indicati nelle linee applicative che sono presenti sul sito della compagnia. È richiesto un cofinanziamento minimo del 25%. All'interno di questo 25% minimo può essere ammissibile la valorizzazione di prestazioni in kind, beni e servizi, fino al 30% del cofinanziamento non oltre. Non è ammessa, come per legge, peraltro, la valorizzazione dell'opera prestata dai volontari, che deve essere prestata gratuitamente, e non è ammesso il controvalore del tempo lavoro del personale dipendente strutturato e le spese collegate alla gestione ordinaria degli enti del partenariato. Di fatto, quindi, le spese che sono ammissibili sono proprio quelle specifiche legate alla realizzazione del progetto presentato. E chiedo la prossima slide, grazie. Sono previste delle azioni di capacity building. Come abbiamo detto, anche grazie all'introduzione di Alberto e Francesca, la compagnia punta alla stabilizzazione degli enti grazie ad azioni specifiche. Un nuovo bando uscirà la prossima settimana, proprio un bando legato a fornire gli strumenti utili agli enti per la partecipazione ai bandi, che sempre di più vediamo essere non adeguati. Questo bando in specifico prevede più percorsi di capacity building ed empowerment legati alle competenze transdisciplinari, manageriali, imprenditoriali. E poi afferenti ai temi dello sviluppo, all'ampliamento delle reti, della sostenibilità, dello storytelling, del turismo, della comunicazione e dell'innovazione. Come
come abbiamo già avuto modo di indicare precedentemente. Possiamo andare avanti. Ed ecco l'ultima slide di questa presentazione. I tempi rispetto a questo bando sono quelli che abbiamo già avuto modo in parte di delineare precedentemente, cioè il fatto che i progetti della prima fase si dovranno svolgere fra gennaio e settembre 22. Il bando è uscito alla fine di marzo e la presentazione per le candidature alla fase 1 termina il 16 settembre a mezzogiorno. Gli esiti della selezione si avranno entro il 23 dicembre prossimo. A questo punto io passo la parola alla collega Francesca Gambetta. Grazie Allegra. Mi permetto di ricordare che alla fine delle presentazioni dei due bandi ci sarà un momento dove potrete farci delle domande scrivendole in chat, andando chiaramente a specificare se si tratta del bando in luce del bando, o del bando ArtWaves. Entriamo quindi nel merito del bando ArtWaves e lascio subito la parola ad Arianna Spigolon che inizierà a illustrarci una linea di intervento. Grazie. Buongiorno a tutti. Come già detto, a questo punto, dopo l'inquadramento strategico della missione e l'affondo sul bando in luce, andiamo nel merito del bando ArtWaves, dedicato alla creatività, alla produzione creativa e alle programmazioni di spettacolo dal vivo. Andiamo prima a scorrere quelle che sono le finalità generali di questo bando. Abbiamo tre finalità in particolare. Da una parte consolidare l'identità creativa del nostro territorio, stiamo sempre parlando di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta attraverso sostegno a programmazioni e produzioni creative, dall'altra attrarre nuove realtà per favorire l'immissione nel nostro territorio di enti che arrivano anche da livello nazionale o internazionale, favorire in assoluto l'emergere di produzioni e nuovi talenti e infine favorire il consolidamento di un ecosistema che unisca la ricerca, la produzione, l'offerta e la distribuzione in un percorso assolutamente di filiera. Due saranno le linee di intervento, da una parte per le programmazioni, dall'altra per le produzioni. Due linee di intervento che sono però fortemente integrate tra di loro e che ci permettono quindi di far convergere in questo bando dei percorsi che, come citato precedentemente, erano in passato differenziati. Da una parte il bando Performing Arts dedicato alle programmazioni e dall'altra il bando ora per le produzioni. Sarà dopo di me Francesca Gambetta ad approfondire la linea sulle produzioni, mentre io mi concentrerò sulla linea di intervento programmazioni e chiedo prima alla regia di far partire il video. Grazie. Thank you.
Bene, eccoci rientrati e entriamo a questo punto nel vivo della linea di intervento programmazioni del bando R-Waves. Quali sono gli obiettivi specifici che si connettono ovviamente alle finalità che abbiamo visto precedentemente? Sostenere ovviamente la programmazione, la fruizione delle performing arts, dei linguaggi contemporanei in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, andare ad arricchire l'offerta culturale, come già dicevo, garantire la presenza di realtà culturali nazionali, internazionali e di nuovi talenti, connettere l'offerta con quelle che sono le realtà culturali del territorio, quindi favorire un approccio ecosistemico della progettazione e andare anche a stimolare la costruzione di strategie pluriennali tra tutti gli enti coinvolti che vadano a integrare tutte le fasi della filiera, la produzione, la programmazione e la distribuzione. Andiamo alla slide successiva, grazie. A quali soggetti la linea programmazioni è dedicata? Gli enti sono quelli non profit che operano in Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, comprese anche le cooperative dello spettacolo. Questo bando è anche aperto per la linea programmazione agli enti pubblici di questo stesso territorio, ma sono enti che non possono presentare un progetto in autonomia, devono per forza essere inseriti all'interno di un partenariato. Infatti la titolarità dei progetti che possono essere presentati soltanto a questa linea di intervento può essere differenziata, può essere unica, quindi un unico soggetto che presenta il proprio progetto, oppure condivisa, quindi in partenariato. In questo caso possono appunto partecipare anche gli enti pubblici, che siano capofila o partner all'interno della rete di progetto. Faccio subito emergere un aspetto molto molto importante. Ogni ente deve decidere a quale progetto vuole partecipare, perché è possibile nel bando R-Waves presentare un'unica richiesta di contributo, che si sia nella linea produzione, che si sia nella linea di programmazione, ente con titolarità unica piuttosto che partner o capofila all'interno di una rete di partenariato. Questo è un aspetto che tengo a sottolineare proprio perché già molte sono le domande che ci sono state preventivamente poste su questo argomento. Slide successiva, grazie. Le fasi del bando, già Francesca Gambetta lo ha sottolineato all'inizio, è un bando che si sviluppa in un arco temporale biennale con due fasi tra loro consecutive. La prima è quella che abbiamo lanciato proprio la settimana scorsa ed è dedicata, sempre per quanto riguarda ovviamente la linea intervento programmazioni, alle programmazioni di spettacolo dal vivo che andranno da ottobre 2021 a settembre 2022. Non è un'imposizione quella di inserire all'interno della propria programmazione una candidatura che verrà presentata nella linea produzioni, ma auspichiamo che questa scelta sia assolutamente diffusa. Per noi è fondamentale in questo modo costruire appunto le integrazioni tra le programmazioni e la produzione. Si tratterà però non semplicemente di ospitare all'interno della propria programmazione l'evento di produzione a cui ci si abbina, ma l'impegno che andiamo a richiedere è decisamente più significativo. Chiediamo ai programmatori che faranno questa scelta di affiancare, supportare, accompagnare la realizzazione della produzione in tutte le sue fasi, dal momento della ricerca fino a quello della vera e propria realizzazione, quindi del momento in cui verrà presentata al pubblico la produzione oggetto di questa scelta. E questo sarà l'impegno che chiediamo nella prima fase del bando. La seconda fase, che si aprirà con una seconda pubblicazione di bando. Questa fase, anche qui molto importante, viene rivolta solo esclusivamente agli enti che saranno selezionati nella prima fase. Dunque tutti coloro che non passeranno non potranno partecipare al bando che noi pubblicheremo nella primavera del 2022. In questo caso andremo di nuovo a sostenere le programmazioni di spettacolo
spettacolo dal vivo da ottobre 2022 a settembre 2023, e in questa seconda fase l'impegno che chiederemo sarà quello di contribuire alla distribuzione delle produzioni che avremo selezionato nella fase precedente. L'approccio che chiediamo non è quindi quello di una riproposizione dell'iniziativa da un anno all'altro, ma quella di lavorare con un approccio progressivo, assolutamente strategico, quindi chiedendo una pianificazione strategica biennale. Che cosa vuol dire e come andrete a presentarci questa pianificazione strategica? Slide successiva. Vi chiediamo di presentare all'interno del dossier un documento di indirizzo strategico biennale del progetto, che al suo interno comprenda una definizione schematica di quelli che sono gli ambiti e le finalità del progetto, poi gli obiettivi che vengono definiti e quelle che sono le azioni scelte per andare a raggiungerli. È un documento fondamentale perché ci permette di capire come il progetto si collochi all'interno della vostra strategia, di quella che andrete a costruire, e anche di evidenziare quanto le azioni previste all'interno del progetto siano in effetti funzionali al raggiungimento degli obiettivi definiti, perché molto spesso questo è un tema su cui è facile scivolare. Abbiamo pensato di offrirvi come possibilità, come strumento a disposizione per prendere anche ispirazione, il toolkit per lo spettacolo dal vivo Performing Plus. Che cos'è? È una vera e propria cassetta degli attrezzi, anche in questo caso, esito di un percorso triennale di capacity building che abbiamo dedicato agli enti di spettacolo dal vivo insieme alla Fondazione Piemonte Dal Vivo. Il toolkit è raggiungibile al sito web che trovate indicato nella slide, e ha l'obiettivo di offrire una serie di contenuti, metodologie, strumenti che aiutino gli enti nell'adozione di un approccio orientato allo sviluppo sostenibile e alla responsabilità sociale. Come? Con una focalizzazione iniziale intorno alla missione, al valore che l'ente vuole generare, e poi attraverso una serie di tappe che sono quelle, no, delle scelte, delle azioni che vengono compiute tra loro consecutive e concatenate, si arriva alla possibilità di osservare i risultati del proprio lavoro, gli effetti, anche l'impatto del proprio lavoro, legato ovviamente in coerenza con quelli che erano gli obiettivi in partenza. Questo è l'approccio che vi sollecitiamo ad utilizzare e che dunque possa essere rappresentato nel documento di indirizzo strategico, con prima di tutto l'identificazione della vostra missione, del perché andate a operare in un determinato ambito, e poi la costruzione della strategia che parte dalle priorità, dalle finalità, passa da obiettivi chiari, ben definiti, e poi mette in relazione questi obiettivi con delle azioni che devono essere con essi assolutamente coerenti. Slide successiva. Le caratteristiche dei progetti. Qui abbiamo elencato tutte quelle che sono le caratteristiche di ammissibilità e anche quelli che sono gli elementi, gli alert rispetto alle non ammissibilità, li troverete elencati all'interno del bando. Vado a sottolineare quelli che ritengo essere più significativi. Ovviamente il territorio è quello della Piemonte, della Liguria, della Valle d'Aosta. Quali iniziative andiamo a selezionare? Iniziative di spettacolo dal vivo con un minimo di 5 appuntamenti e iniziative che contengano al proprio interno degli appuntamenti di produzione creativa contemporanea, al di là del fatto che siano quelle produzioni presentate nella linea di intervento dedicata. In generale vi chiediamo di promuovere gli artisti e la ricerca nei linguaggi espressivi contemporanei, asse portante di questo bando e in generale della missione creare attrattività. Per questo motivo diamo comunque preferenzialità a quelle che saranno le programmazioni che inseriranno al proprio interno una produzione che avrà partecipato alla linea di intervento dedicata. Rispetto agli elementi di non ammissibilità,
vado a sottolinearne alcuni. È fondamentale, proprio perché si tratta di programmazioni e non di percorsi di produzione, che le manifestazioni che andrete a presentare siano la rappresentazione plurima, ricca, vitale di tante espressività, di tanti linguaggi, e quindi abbia al proprio interno un numero maggioritario di ospitalità, e in particolare non saranno ammessi quei progetti in cui sarà predominante la presenza di formazioni interallenti o su emanazioni. Non deve essere superiore al 30%. È possibile arricchire la manifestazione con appuntamenti, esperienze, altre alternative che noi definiamo nel bando attività collaterali, quindi non so, seminari, laboratori per il pubblico, stage, workshop, tutta una serie di elementi. Scusatemi, ovviamente nella diretta scatta il telefono. Dicevo, appunto, non è possibile inserire anche attività collaterali, ma anche in questo caso non devono predominare nel senso e nel disegno complessivo del progetto, e rispetto alle spese non devono andare a superare il 15% dei costi totali. Slide successiva, per favore. Le risorse. Andiamo a indicare quelle che sono le risorse che andremo a investire sui progetti. È possibile per quei progetti che verranno presentati con titolarità unica ottenere un contributo fino a 70.000 euro, sempre a copertura del 65% dei costi complessivi. Nel caso in cui invece si partecipasse come partenariato, in questo caso è possibile ottenere fino a 120.000 euro, quindi una quota che ovviamente si alza proporzionalmente. Quali costi non sono invece ammissibili? Attenzione, perché anche in questo caso la nostra attenzione, il nostro focus è sul progetto, quindi tutte quelle che sono in qualche modo spese accessorie di contorno possono essere inserite soltanto in una percentuale minimale. Quindi per quanto riguarda la quota parte di spese gestionali amministrative non si può superare la soglia del 15% dei costi totali, e qui stiamo parlando sia dei costi preventivi sia dei costi effettivi. Quindi la valutazione viene fatta all'inizio, ma anche dopo un'eventuale selezione alla conclusione del progetto. E lo stesso, come dicevo anche prima, per le attività collaterali, che non possono superare il 15%. Possono essere inserite nel progetto tutte le spese successive alla data di delibera, quindi attenzione a non prevedere fin da subito l'inserimento di costi che nel frattempo avrete sostenuto per la costruzione del progetto. Quelle non sono spese ammissibili. Abbiamo una quota di cofinanziamento minima del 35%, anche in questo caso, come in luce, è possibile inserire valorizzazioni in kind, sia per quanto riguarda prestazioni di professionisti terzi rispetto all'ente, sia come beni sia come servizi, fino al 30% del cofinanziamento, sia la valorizzazione in questo caso del personale strutturato degli enti, fino al 15% del cofinanziamento. In questo caso sono però esclusi gli enti pubblici, per i quali non è possibile valorizzare le ore lavoro dei propri dipendenti. Si conferma anche per Airwaves l'esclusione della valorizzazione dell'opera prestata dai volontari, perché ovviamente si andrebbe in contrasto alla stessa definizione dell'opera volontaria. Slide successiva. Quali sono i percorsi di capacity building che abbiamo previsto nell'ambito di Airwaves? Tutti i progetti, linea programmazione ma anche linea produzioni, saranno coinvolti in un percorso di accompagnamento finalizzato alla condivisione di quella che sarà la metodologia che utilizzeremo per il monitoraggio, finalizzato alla condivisione della sostenibilità economica e alla valutazione di quello che è il percorso che andrete ad attuare per il raggiungimento degli obiettivi, sempre in un'ottica che sia coerente con un orientamento allo sviluppo sostenibile. Anche in questo caso il suggerimento è quello di consultare il toolkit Performing Plus per poter approfondire cosa vuol dire per un ente di spettacolo dal vivo essere protagonista di un percorso teso allo sviluppo sostenibile, anzi essere in qualche modo portatore di un cambiamento e non farsi trascinare dalle acque, come spesso purtroppo avviene. Con questa slide chiudo, no, anzi scusatemi, stavo dimenticando il riepilogo del cronoprogramma. Ecco che qui potete ritrovare i tempi
sintetizzati di R-Waves già ripresi in precedenza. La pubblicazione appunto avvenuta la settimana scorsa con la chiusura il 30 giugno alle ore 12 e in questo caso mi sento di dare un suggerimento. Attenzione a non arrivare agli ultimi istanti nella presentazione del progetto, perché la nostra esperienza è quella di vedere tanti e tanti enti non riuscire all'ultimo istante a chiudere proprio perché ci si aspetta un processo immediato e lineare nelle fasi di chiusura, mentre ci sono tutte delle azioni, la raccolta della firma del legale rappresentante, delle verifiche rispetto alla documentazione dell'ente che sono indispensabili, senza le quali la richiesta non può essere inviata. E dunque l'invito è davvero quello di procedere almeno con una settimana di anticipo al caricamento e alla chiusura delle richieste di contributo. Nel periodo estivo ci saranno le valutazioni, gli esiti verranno pubblicati dopo il 25 di settembre e da ottobre in avanti potranno iniziare le fasi di realizzazione dei progetti. I progetti andranno, come si diceva, fino a settembre 2022. Nel frattempo, nella primavera del 22, uscirà la nuova edizione del bando R-Waves dedicata soltanto ai vincitori della prima fase, con tempi similari, esiti a settembre del 2022 e da ottobre fino a settembre 2023 la realizzazione delle attività. Ora veramente chiudo e passo la parola a Francesca Gambetta per la linea di intervento produzioni. Grazie. Benissimo, grazie Arianna. Allora vi ricordiamo che se avete delle domande potete scrivercela in chat, più o meno ci siamo dati tempo per rimanere con voi fino alle 12:10 e naturalmente se non faremo in tempo a rispondere a tutte le domande vi invitiamo o a riproporcele sulla mail missioneattrattività@compagniadisanpaolo.it citando nell'oggetto della mail il nome del bando, oppure nei prossimi giorni, nelle prossime settimane andremo ad integrare nelle pagine del sito dedicate ai due bandi presenti sul sito madre della Compagnia di San Paolo una parte proprio di FAC. Adesso andiamo a approfondire la seconda linea di intervento del bando R-Waves, quella dedicata alle produzioni, e anche in questo caso chiedere alla regia di mandare il teaser. Grazie. Bene, grazie. Entriamo dunque nello specifico di quelli che sono gli obiettivi della linea produzioni del bando R-Waves. Li avete visti già sintetizzati nel teaser: sostenere la ricerca e la produzione creativa. È un bando che proprio si propone in qualche modo di favorire la conoscenza e lo sviluppo, diciamo, culturale e scientifico promosso dai soggetti creativi del territorio, e lo fa al di là delle differenze di genere, in una dimensione che sappia anche valorizzare le vocazioni creative e sperimentali dei luoghi.
sostenerla nei nostri territori di riferimento, che ripetiamo ancora una volta, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, e farla attraverso poi appunto nuove produzioni nazionali e internazionali che possono quindi diventare appunto un nodo con, che devono appunto sviluppare poi connessioni con le istituzioni locali dei territori. E in questa prospettiva anche sostenere lo sviluppo di una strategia pluriennale dei soggetti coinvolti che sappia proprio ragionare in questa dimensione integrata tra ricerca, produzione, programmazione e distribuzione. Il bando, nella slide successiva, vediamo che è dedicato, è aperto a enti no profit di tutta Italia, comprese le cooperative dello spettacolo dal vivo e anche agli enti pubblici esclusivamente di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Anche in questo caso vi rimandiamo appunto al documento delle linee applicative del regolamento per le attività istituzionali presente sul sito della compagnia per comprendere se siete soggetti effettivamente ammissibili a un nostro contributo. Ovviamente l'apertura nazionale ai soggetti no profit vuole in qualche modo, ci porta a sperare di attrarre sui nostri territori anche soggetti produttivi di tutto il paese. Abbiamo già sottolineato come un ente candidato alla linea produzioni non potrà candidarsi alla linea programmazioni e abbiamo già accennato come sia però obbligatoria la collaborazione con un ente della linea programmazioni, ovvero il suo formale e diretto coinvolgimento che possa concorrere nel primo anno alla realizzazione della produzione candidata a questa linea di intervento. Concorre nelle diverse fasi, come già anche ricordava Arianna, e che poi appunto si impegni a presentare la produzione nella propria annualità. Mi permetto solo di fare ancora una considerazione rispetto ai soggetti coinvolti. Noi non andiamo a ricercare o comunque aprire il bando solo a soggetti produttivi nell'ambito dello spettacolo dal vivo. Lavoriamo proprio, vorremmo comunque sollecitare soggetti che si occupano di temi del contemporaneo al di là delle differenze di genere. Questo proprio per anche favorire sin da subito l'ibridazione, la transdisciplinarietà delle proposte che poi addirittura in programmazioni in realtà molto verticali come quelle dello spettacolo dal vivo possono trovare a tutti gli effetti un loro palcoscenico. Quindi già nell'individuazione degli enti abbiamo due concetti chiave del bando, ovvero il concetto di filiera, produzioni e programmazioni, e il concetto di ibridazione, ovvero linguaggi espressivi contemporanei e spettacolo dal vivo. Ecco qua l'articolazione del bando, di nuovo appunto bando in due fasi. Nella prima annualità chiediamo questo studio, questa ricerca culturale che trovi poi una realizzazione tra gennaio e settembre 2022 e che questa realizzazione sia presente nella programmazione dell'ente programmatore partner dell'iniziativa. Mentre la seconda annualità, alla quale accederanno solamente gli enti che hanno vinto la prima fase, lavorerà sul 2023 e soprattutto porterà a sostenere delle candidature nate da un percorso di affinamento e di incubazione della ricerca culturale della prima realizzazione affinché appunto venga proposta un prodotto, una restituzione culturale di alto livello che dovrà svolgersi appunto tra il 2023 e il 2000, da gennaio 2023 a settembre 2023. La slide successiva, grazie. Cosa chiediamo nel bando? Anche in questo caso noi chiediamo un progetto biennale di ricerca culturale, quindi un progetto che sappia individuare quelli che sono i temi e i linguaggi espressivi della contemporaneità che si propone di sviluppare e di approfondire, con quelle caratteristiche che dopo vedremo, cioè appunto la sperimentazione, l'ibridazione, l'attenzione anche alle nuove tecnologie. Questa ricerca dovrà appunto avere un respiro almeno di
di 24 mesi e dovrà essere quindi articolata in fasi di progressivo approfondimento e implementazione. La prima restituzione di questa ricerca sarà la produzione che viene candidata a questa prima fase del bando e da questa prima fase bisognerà che il progetto si muova per approfondire e implementare gli elementi appunto culturali di sviluppo di conoscenze di ricerca fino appunto ad andare a delineare una produzione di livello adeguatamente alto con cui candidarsi poi alla seconda fase. Anche in questo caso, per articolare in modo più solido la vostra riflessione strategica anche per quel che riguarda la ricerca culturale da proporre, vi suggeriamo di fare riferimento al toolkit promosso nell'ambito del percorso di Performing Plus e anche appunto sottolineando il fatto che in ogni caso nel bando è obbligatorio presentare un documento che prospetti, come dicevamo, gli ambiti, le finalità, gli obiettivi, le azioni di questo progetto culturale proposto. Per quel che riguarda le caratteristiche dei progetti, nella slide successiva trovate appunto sintetizzati gli elementi richiesti, sia quelli più strettamente culturali, quindi appunto i linguaggi contemporanei, l'attenzione alle tecnologie, sia quelli più strettamente sistemici, quindi l'attenzione che verrà rivolta alle proposte, alla loro capacità di favorire le collaborazioni, oltre che con l'ente programmatore che deve esserci obbligatoriamente anche con gli altri, con la comunità creativa del territorio nel quale inserisce, con le altre istituzioni culturali del territorio. Abbiamo voluto dare fortemente la preferenzialità alla presenza di artisti, mi permetto di dire italiani e non under 35, che sono coinvolti appunto nel team nel team artistico del progetto e appunto vedete nel box magenta quelli che sono le caratteristiche che non renderebbero il progetto ammissibile. Faccio solo una considerazione legata alla proprietà del progetto. Come specificato nel bando, la proprietà della produzione creativa realizzata è data all'ente proponente e vincitore del contributo della compagnia, fermo restando però la libertà di questo soggetto di stipulare specifici accordi a riguardo sia con gli artisti coinvolti che con gli altri soggetti coinvolti nella proposta. La slide successiva è invece legata alle risorse, in questo caso parliamo di un contributo massimo fino a 50.000 euro, copertura del 75% del costo complessivo del progetto, quindi per richiedere alla fondazione un contributo di 50.000 euro il progetto dovrà costare almeno 66.670 euro. Per quel che riguarda i cofinanziamenti e le coperture ammesse vi rimandiamo anche al testo del bando, ricordandovi appunto che sono ammesse le spese sostenute dalla linea dall'ente partner della linea programmazioni se non come costi corrispondenti ad eventuali valorizzazioni in kind del partner stesso. Infine, per quel che riguarda la parte di capacity building, ecco la slide successiva. Anche in questo caso noi accompagneremo gli enti in un percorso di monitoraggio ragionato e approfondito per quel che riguarda, diciamo, gli aspetti più strettamente di merito e amministrativi della proposta che risulterà meritevole del contributo della compagnia, in un approccio in coerenza sempre con un approccio orientato allo sviluppo sostenibile. L'elemento veramente innovativo che in realtà dedicheremo agli enti vincitori di questa linea di intervento e l'avvio a partire dalla primavera del 22 di un percorso in cui proprio andando ad approfondire gli elementi culturali della ricerca proposta da questi enti si incuberà e si approfondirà la produzione prevista proprio al fine di giungere alla strutturazione di un progetto da candidare alla seconda fase dell'anno. Un progetto che ambiamo porti alla realizzazione
creazione di una ricerca e di una produzione di alta qualità da distribuire anche in altri circuiti, anche a livello nazionale. Quindi diciamo, vorremmo proprio con la seconda annualità del bando, con la seconda fase annualità del bando, far fare questo salto di qualità a queste produzioni che già da quest'anno si promuovono. L'ultima slide, ricordo appunto i tempi, la scadenza per la candidatura delle domande è fissata al 30 settembre, alle ore 12 del 30 settembre, con gli esiti resi noti entro la fine dell'anno. Abbiamo detto che i progetti dovranno iniziare, le restituzioni dei progetti dovranno iniziare a partire da gennaio 2022. Mi preme sottolineare che sono ammesse alla candidatura anche attività di progettazione previste nell'autunno 2020, autunno-inverno 2021, quindi per intenderci da ottobre 2021 fino a dicembre 2021, purché appunto dicevo esse siano attività di progettazione e di organizzazione, e poi appunto nella primavera dell'anno prossimo opereremo per fare questo empowerment sulle produzioni. Parallelamente avvieremo la pubblicazione della seconda fase dell'anno, che come del bando, che come tempi, come vedete, poi sostanzialmente recupererà quelli di quest'anno. Allora, io sono andata molto velocemente perché credo che sia più utile appunto lasciare spazio alle vostre domande. Ovviamente vi invitiamo a leggere con attenzione il testo del bando, noi speriamo di essere stati quanto più chiari possibili nell'articolazione di questi due strumenti, che come vedete sono particolarmente complessi ma sono anche appunto molto ambiziosi. Ecco, qua nell'ultima slide avete quelli che sono i contatti cui potete fare riferimento per i vostri dubbi e per ulteriori chiarimenti. Vi ricordiamo che da un punto di vista tecnico è necessario contattare esclusivamente la mail, l'assistenza ROL richiesta online, con la mail che vedete in sovraimpressione. Invece da un punto di vista più strettamente progettuale e di merito, scrivete pure la mail della missione attrattività. Mi permetto di dire che questo è l'unico canale con il quale entreremo in relazione con i soggetti, perché tendenzialmente non rispondiamo al telefono, e quindi è anche un po' inutile provare a telefonare, proprio perché in fase di bando è molto difficile stare dietro a tutte le questioni. Direi che se anche la regia, ecco, mi aiuta, potremmo far partire la parte delle FAQ. Io proverò a moderarle e mixarle tra me, Allegra e Arianna, e niente, lasciamo pure anche a voi la tastiera. Allora, è possibile partecipare sia al bando Hardways che al bando in luce? Beh, prima domanda risponderei io, sì, è possibile, però come avete potuto comprendere sono due bandi molto articolati che richiedono da parte dei soggetti proponenti un impegno pluriennale anche economico di progettazione e di azione, con delle finalità decisamente ambiziose. Di conseguenza vi invitiamo chiaramente a prendere in considerazione attentamente questo aspetto, perché una scelta di questo genere dimostra la volontà dell'ente di impegnarsi e di posizionarsi su entrambe le finalità, che riteniamo abbastanza sostanziose. Quindi meglio presentare una sola richiesta però ben strutturata che due richieste diciamo eccessivamente deboli. La domanda successiva: siamo un ente che fa sia produzioni che programmazioni, possiamo candidarci a entrambe le linee di intervento? Arianna, vuoi rispondere tu? Sì, volentieri, è un aspetto che abbiamo messo in evidenza anche durante la presentazione. Per quanto riguarda Hardways, bisogna fare una scelta univoca, o partecipare alla linea produzioni o partecipare alla linea programmazioni, sia nella veste di capofila sia nella veste di partner. Quindi anche in questo caso non è possibile, ad esempio, essere partner di due progetti differenti, solo un unico progetto, qualsiasi sia la veste che si va a scegliere. Anche in questo caso la
motivazione è per noi semplice, ovvero stabilire il più possibile un sistema di selezione che garantisca l'emersione dell'identità dei soggetti e dei progetti che vengono da essi presentati. Quindi fondamentale fare una scelta chiara di posizionamento. Per il bando in luce, chi sono gli enti culturali strategici della compagnia? Possono partecipare al bando in luce? Allegra? Allora, certo che possono partecipare al bando in luce, e gli enti strategici della compagnia sono gli enti culturali partecipati della compagnia che hanno in corso sostegni da parte del nostro ente all'attività istituzionale, quindi SAI, oppure progetti complessi di carattere non estemporaneo. Nei rapporti annuali di mandato, che sono disponibili nella sezione documenti istituzionali, sulla home page, ci tengo a dirlo perché alla fine parliamo sempre di tanti documenti, ma home page a destra ci sono i documenti istituzionali, trovati sia le linee sia i rapporti annuali. Il rapporto annuale 2020, cioè quello più recente, non è ancora reso disponibile, però nella pagina del sito dedicato al bando è possibile trovare un primo elenco di questi soggetti strategici. L'elenco è implementabile, quindi l'importante, mi sento di dirlo sempre, è il buon senso e chiaramente che ci sia coerenza fra gli enti strategici e il progetto stesso. Quindi a seconda dell'identità che si vuole mettere in evidenza, a seconda di come si vuole partecipare al bando, la tipologia di progetto con cui si intende partecipare, ha senso tirare in ballo un ente strategico piuttosto che un altro. Le valutazioni saranno sempre fatte rispetto al progetto che verrà ricevuto e quindi alla coerenza all'interno dello stesso. Su questa domanda mi permetto solo di aggiungere che è vero che gli enti strategici possono partecipare, quindi fare parte del partenariato, ma non possono essere capofila del partenariato, quindi devono essere nel raggruppamento, ma non possono essere titolari e referenti del progetto per la compagnia. Un'altra domanda? È previsto un momento di scambio tra programmazione e produzione per conoscersi e confrontarsi e iniziare eventuali collaborazioni? Arianna? In questo caso devo di nuovo dire di no, ahimè, tutte le domande difficili. No, non prevediamo delle occasioni preventive di scambio e di confronto, ma affidiamo a voi l'impegno di andare a individuare quelli che sono i soggetti che più si pongono in sintonia con il vostro lavoro. Questo perché ovviamente uno degli elementi di valutazione del nostro bando è anche quello della capacità di fare rete, di costruire delle operazioni ecosistemiche coerenti e solide, dunque l'individuazione dei soggetti con cui sviluppare un proprio progetto di collaborativo fa parte delle sfide che lanciamo con questo bando. Per In Luce, Allegra, tutti gli enti facenti parte del partenariato In Luce devono contribuire alla copertura del cofinanziamento? Sì, abbiamo visto che sono state inviate più domande su questo argomento. Sì, allora, in tutti i sensi, tutti gli enti del partenariato devono partecipare alla realizzazione del progetto a livello attivo. Ci tengo a dire che ci possono anche essere più reti in questo senso nel bando. Quindi la rete del partenariato, che è quella che presenta il progetto, e un'altra ulteriore rete che può essere territoriale o tematica, che può essere di supporto al progetto stesso. Però la rete del partenariato è quella di fondamentale riferimento per la realizzazione del progetto, quindi deve essere costituita magari anche da pochi enti, va bene anche essere solo tre, ma molto legati, rodati e coerenti fra loro. Ognuno deve avere un ruolo
ben specifico, dinamico, e ognuno deve partecipare alla realizzazione del progetto anche a livello economico, finanziario, assolutamente. Anche in maniera ridotta, però ci deve essere anche in kind, come dicevamo, le risorse in kind possono essere massimo il 30%, ma ci devono essere per garantire la buona uscita, riuscita del progetto. Grazie. Per la linea produzioni è richiesto che tutte le fasi del progetto debbano svolgersi obbligatoriamente in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Questo significa che nessuna fase può svolgersi in altri territori italiani o europei, ad esempio non possono essere svolte residenze in altri territori. E in effetti significa che tutto deve essere svolto nel nostro territorio, a meno che la residenza in un altro territorio sia, come dire, vincolata allo sviluppo della ricerca, cioè con la ricerca ci si candida alla residenza da un'altra parte però poi in ogni caso il processo creativo, il processo di produzione, il processo organizzativo e di programmazione deve assolutamente essere svolto e deve ritornare sul nostro territorio. Quindi tendenzialmente non si possono fare azioni fuori da Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. La collaborazione tra enti di programmazione e di produzione. Quali sono gli impegni richiesti ai due enti? Come deve essere formalizzata la collaborazione? Allora, in primo luogo questa collaborazione è obbligatoria e dovrà quindi essere esplicitata solo per gli enti che si candidano alla linea produzioni. Questa collaborazione dovrà essere formalizzata con un documento allegato alla richiesta ROL in cui si specificano appunto i termini della collaborazione facendo riferimento alle diverse fasi del progetto in cui essa avviene e facendo anche riferimento all'impegno da parte dell'ente di programmare appunto la produzione nel proprio calendario 2021-2022. Tale collaborazione non è obbligatoria per gli enti che si candidano alla linea programmazioni. Ricordiamo che è preferenziale, ma come tutte le preferenzialità che abbiamo visto all'interno di questi bandi, in realtà saranno esse stesse comunque soggette a una valutazione di coerenza e di messa a valore del progetto nelle quali si realizzano. Quindi non significa che avere la non significa per forza avere la preferenzialità se c'è questa collaborazione nella linea programmazioni. L'ente programmatore potrà contribuire economicamente allo sviluppo e alla realizzazione della produzione. Questi costi potranno essere coperti nel budget della produzione con la valorizzazione in kind delle prestazioni di beni o di servizi messe a disposizione dall'ente programmatore, fermo restando che questi costi non possono essere sostenuti dall'eventuale contributo che l'ente programmatore può aver vinto nell'ambito della linea programmazioni del medesimo bando. Per il bando in luce allegra il referente progettuale dell'iniziativa, cioè il project manager del bando in luce può essere sia un soggetto interno al partenariato sia un soggetto esterno, quindi qua parliamo sia anche di singoli. Allora, qua chiaramente dipende da quanto può essere opportuno, ma questo lo lascio, è una scelta che lascio all'ente di riferimento, che venga riconosciuta una persona esterna. Chiaramente chi condivide le finalità può essere più coinvolto e attivamente nella realizzazione del progetto, ma chiaramente può essere anche una persona esterna al partenariato, può essere un consulente che venga insignito di tale ruolo dal referente, quindi l'ente che presenta la richiesta alla compagnia. Perfetto. Per la linea programmazione, in caso di partenariato, tutti i soggetti devono contribuire al cofinanziamento? Arianna? No, non è obbligatoria una copartecipazione economica a copertura del progetto di tutti gli enti che fanno parte del partenariato. Ovvio che va rispettata quella che è la percentuale minima che abbiamo indicato, ovvero il 35% di cofinanziamento, ma queste risorse possono anche essere fornite da una parte degli enti partner. Ok.
Possiamo avere accesso al materiale di presentazione utilizzato oggi per condividerlo con eventuali partner? Questa è la Grazie. domanda che chiaramente viene evidenziata a tutti i webinar. Sì, sicuramente il materiale sarà messo a disposizione. Tra l'altro, una risposta che vale per tutti, vale sia per i teaser, vale per il webinar. Sicuramente sarà utile, secondo me, vista come dire, la strutturazione dei bandi, poter seguire, riseguire magari le presentazioni, i PowerPoint che sono stati presentati. Ci tengo comunque anche a dare un sostegno morale agli enti che sappiano che quando scrivono una domanda su missione attrattività, che è la mail di riferimento, alla domanda viene dato risposta massimo entro un giorno. Siamo velocissimi, quindi Siamo in non vi tanti, preoccupate, non vi preoccupate, non siamo neanche così tanti, non ma siamo così tanti, però però siamo sul pezzo. comunque. Se aspettiamo a rispondere perché ci confrontiamo fra di noi, certe volte anche noi dobbiamo valutare bene le risposte, però chiaramente non siamo impegnate soltanto su questo bando, ma su tanti fronti e quindi vi diamo lo stesso la totale disponibilità comunque con risposte molto molto veloci. Per la linea produzione è possibile presentare progetti in partenariato? No, non sono ammesse candidature in partenariati, ovviamente, però essendo il concetto di rete di filiera diciamo abbastanza stressato nel bando, qualora nascano delle collaborazioni è possibile indicarle. La candidatura però deve essere fatta sempre solo da un singolo soggetto con le obbligatorietà dell'ente produttivo. Programmatore. Tra gli enti pubblici per la costituzione del partenariato del bando in luce sono ammessi anche il Comune, Allegra? Certo che sono ammessi, questa è una domanda che secondo me è legata al fatto di aver malinteso la situazione di non ammissibilità dei comuni di Genova e Torino, dove la compagnia, come dicevamo prima, attua le proprie politiche di sostegno culturale attraverso la messa in rete con gli enti e le istituzioni in loco, con quindi strategie specifiche. Tutti gli altri comuni sono quindi ammessi. Vi ripeto ancora anche per l'altro bando con le sue due ramificazioni che, come dicevamo prima, i documenti della compagnia sono sulla home page a destra, si possono scaricare le linee di riferimento dove vengono esplicitate proprio le questioni legate all'ammissibilità dei contributi rispetto agli enti Ok, capabili. grazie. Quali devono essere i contenuti del documento di indirizzo strategico del progetto? Ari, inizi tu e poi integro io. Credo che faccia riferimento appunto comunque al documento che chiediamo per entrambe le linee. Sì, volentieri. Vado a riprendere quelli che sono i punti salienti. È un documento che deve avere uno sguardo biennale, quindi coprire l'intero arco delle due fasi, del nostro bando, ed è un documento che deve appunto offrire quella che è la pianificazione strategica in cui si inserisce il progetto. È la coerenza dell'iniziativa e delle sue azioni con quelli che sono gli obiettivi, identificati dall'ente per raggiungere il proprio scopo e quindi le proprie finalità che ci permettono di stabilire quanto il progetto possa essere o meno sostenuto dalla Compagnia di San Paolo. Quindi questi sono gli elementi salienti. Bisognerà identificare le proprie finalità e gli ambiti di intervento, gli obiettivi specifici e rispetto agli obiettivi quelli che sono le azioni identificate come coerenti per raggiungerli. Ovviamente questi aspetti cambieranno a seconda che la linea sia quella delle programmazioni piuttosto che quella delle produzioni.
se vuoi aggiungere delle specifiche sulle produzioni, Francesca. Specifico solo che appunto l'impostazione vale anche per la linea produzioni, fermo restando che nella linea produzioni noi chiediamo anche di allegare una relazione critica curatoriale sul progetto di ricerca e sul progetto artistico, nella quale quindi andare anche effettivamente ad approfondire in modo più puntuale gli aspetti di ricerca più scientifici, più culturali che si vogliono portare avanti con il progetto. Quindi l'impostazione del progetto e come appunto anche già sottolineato Arianna, per quel che riguarda le produzioni, l'approfondimento più scientifico può essere anche approfondito in questa relazione. Ovviamente ci auspichiamo che ci sia coerenza e continuità tra quello che viene scritto nella relazione e quello che poi viene calato più strettamente nel documento di progetto biennale. Grazie. Quali sono le spese ammissibili degli enti culturali strategici sostenuti dalla Fondazione Compagnia di San Paolo per il bando in luce? Allora, sempre buon senso in tutto e soprattutto questa domanda poi sarà girata anche agli altri enti in realtà. Per considerare il progetto ammissibile, le spese del budget devono far riferimento soltanto al progetto specifico, non possono essere delle spese quindi legate all'attività istituzionale dell'ente. Questo vale certo per tutti gli enti e anche chiaramente per quelli strategici sostenuti dalla Fondazione Compagnia. Cosa vuol dire le spese legate all'attività istituzionale? Per esempio i costi del personale, della gestione degli immobili, le utenze, le assicurazioni, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo. Perfetto. Andiamo ancora magari un po' avanti, vediamo ancora qualche domanda. Quale dettaglio è richiesto nella presentazione del programma? Se la programmazione dovesse subire dei cambiamenti o non fosse realizzabile dal vivo causa restrizioni Covid, quali saranno gli effetti sul contributo della Compagnia di San Paolo? Qua entra l'attualità. Arianna. Domanda delicata. Chi è abituato di voi a partecipare ai vecchi bandi Performing Arts sa quanto puntuali fossero le nostre richieste e quanto fossimo attenti a verificare la corrispondenza tra quello che veniva presentato e poi effettivamente realizzato. Sappiamo però che in questo periodo dobbiamo costantemente fare i conti con l'incertezza e quindi siamo le prime noi a essere consapevoli che ci potranno essere dei cambiamenti significativi e importanti. Dunque, di base, quello che vi chiediamo è, in caso ovviamente si possa fare, di garantire il più possibile la realizzazione dell'iniziativa così come è stata presentata, perché quella è l'iniziativa che noi abbiamo selezionato e che ha ottenuto il contributo. In casi di forza maggiore però possono essere accettate delle variazioni e dunque in una situazione di emergenza Covid che si complichi ulteriormente, ecco che allora sarà possibile interfacciarsi con noi preventivamente, presentarci una proposta di modifica, noi andremo a valutarla e nel limite di quelli che sono i vincoli imposti dal bando e ovviamente anche in linea con la linea strategica e progettuale dell'iniziativa, tendenzialmente saremo flessibili, accoglieremo questa indicazione. Sappiamo, ancora una precisazione, sappiamo appunto che in alcuni casi, soprattutto rispetto al 2022, è difficile ora già vincolare gli artisti, stabilire quella che sarà nel dettaglio la programmazione, sempre per via dell'emergenza. Dunque, per chi è in grado di farlo, ovviamente chiediamo un programma dettagliato. Per chi non riuscisse in questo momento a costruire questo dettaglio, è possibile presentare un documento che definisca gli indirizzi strategici, le linee artistiche, il circuito in cui ci si vuole porre, quelli che sono gli spazi, senza però andare nel dettaglio. Ovviamente è un documento che verrà poi richiesto dopo l'eventuale selezione da parte della compagnia. Perfetto, direi di rispondere ancora a un paio di domande, poi appunto concludiamo il nostro incontro.
Il team di progetto del bando in luce deve prevedere il coinvolgimento di tutti gli enti del partenariato? Allegra, sì, cosa ti dici? Ritorna di nuovo la risposta di prima. Tutti gli enti devono partecipare perché tutti gli enti sono chiamati a essere coinvolti attivamente nella realizzazione del progetto. E siccome il team di progetto è quello che verrà sottoposto, oppure come dire, che avrà accesso al capacity, all'empowerment del progetto stesso, è utile che tutti quanti vi prendano parte attivamente. Grazie. E andiamo con l'ultima domanda. Se una produzione che vince il bando ha il debutto programmato in una programmazione che non vince il bando e che per questo motivo non viene realizzata, cosa succede? Arianna, vuoi iniziare a rispondere tu, poi integro io magari dal punto di vista della produzione, visto che abbiamo la complementarietà delle due linee? Sì, certo. Allora, come abbiamo già ribadito, questi due percorsi viaggiano in modo convergente, ma possono anche procedere in autonomia, quindi in linea teorica è anche possibile che ci sia una produzione sostenuta al di fuori di una programmazione selezionata, ma da una parte noi incentiviamo la costruzione di un progetto che sia il più possibile coerente e autonomo in se stesso, e anche il contributo che eventualmente andremo a erogare servirà proprio alla realizzazione di quella produzione, quindi l'auspicio è che comunque il percorso portato avanti dall'ente si riesca a procedere. Nello stesso tempo mi sento di ribadire un concetto, che la prima verifica che noi facciamo è che ci sia la solidità anche del progetto in cui la produzione si inserisce e che ci sia anche coerenza con quello che è il percorso. Quindi devo dirvi che ritengo che non sarà una situazione che molto spesso andrà ad attuarsi. Di certo è comunque possibile, in quel caso ovviamente dovrà essere garantito il percorso. Francesca, a te se vuoi aggiungere degli elementi. Ma io aggiungo solo una considerazione: è ovvio che se un progetto di programmazione non viene selezionato è perché probabilmente aveva qualche debolezza dal punto di vista qualitativo, o comunque perché la commissione di referaggio che andrà a valutare le proposte l'ha trovato diciamo eventualmente più debole rispetto alle altre candidature. Quindi è ovvio che la solidità, la completezza e la qualità di entrambi i progetti, cioè quello della produzione che quello della programmazione, deve essere in primo luogo l'elemento fondamentale da ricercare nelle candidature. Ribadisco di nuovo il concetto della preferenzialità che ci può essere nelle linee di programmazione, ma viene attivata solo nel momento in cui essa è coerente e mette a valore i caratteri culturali di ricerca creativa che propone la produzione e che lo deve fare in coerenza con quella che è l'identità del soggetto programmatore. Lo stesso appunto dal punto di vista delle produzioni, come sosteneva Arianna, ci potrebbe essere questo caso, andremo allora quindi a tentare di garantire un percorso comunque di svolgimento della produzione che possa in qualche modo portare a valore la ricerca creativa che essa si propone di attuare. Bene, io direi che allora forse ci sono rimaste indietro qualche domanda, vi invitiamo a comunque scrivercele via mail e noi appunto, come ha sottolineato Allegra prima, risponderemo certamente a stretto giro. Nei prossimi giorni creeremo anche appunto un documento di FAQ sia per il bando in luce che per il bando Artways, che troverete sul nostro sito internet. Direi che insomma le sfide che abbiamo lanciato e che ci vedono tutti coinvolti sono decisamente ambiziose, sono anche innovative rispetto a forse un normale rispetto al passato, ma forse più che mai è giunto il momento in qualche modo di provare a approcciarci a costruire un qualche cosa che possa mettere veramente a valore le identità culturali e creative
sostenibile delle nostre comunità e dei nostri territori in un'attenzione alla sostenibilità che sappiamo essere fondamentale per il nostro futuro. Vi ringraziamo tutti per la partecipazione, speriamo di essere stati sufficientemente esaustivi, in ogni caso avete tutti i nostri riferimenti e rimaniamo a vostra disposizione. Grazie molte e buona giornata. Buona giornata. Arrivederci. Grazie ai colleghi.